Intanto buonasera a tutti, ringrazio Luigi per l'invito. Oggi non sono qua nella mia qualità di sindaco di Canci, ma come vicepresidente regionale dell'Associazione Nazionale e Internazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. Perché l'Associazione Borghi Più Belli d'Italia a livello internazionale aderisce ai villaggi più belli della terra, dove siamo, diciamo, in tutto il mondo presenti. Porto il saluto del presidente regionale, del sindaco di Perla, e del nostro consigliere nazionale, che è Pippo Simone, ex sindaco di Montalbano Licona. Quindi rappresento sia l'associazione nazionale che l'associazione regionale. Ho sentito la professoressa, al di là dei ragionamenti politici, non ci voglio entrare assolutamente, ma è stata, penso, abbastanza chiara, e penso che un'adesione a un'associazione totalmente apolitica, noi facciamo parte, siamo un ramo dell'ANCI, l'associazione Borghi Più Belli d'Italia, è all'interno dell'ANCI Sicilia, quindi la nostra proprietà, tra virgolette, è l'ANCI. È un'associazione molto esclusiva, per entrare non è così facile. Abbiamo centinaia e centinaia di richieste. In Sicilia abbiamo una deroga perché possiamo essere massimo attualmente da statuto 20 borghi, 19 non normali, un ospite. Questo ospite è Elige, se ne può nominare uno ogni 3 anni. Attualmente noi siamo 23, abbiamo la deroga 23, per tutta una serie di motivazioni a livello, perché quando siamo partiti, io sono all'interno dell'associazione dal 2009, in Sicilia eravamo 6 borghi, quindi abbiamo fatto un percorso importante, perché tenete presente che ci sono regioni come l'Umbria, il Lazio, il Trentino, il Piemonte, dove i borghi sono circa 40 ogni regione, e naturalmente hanno un peso, è inutile che ce lo nascondiamo, a livello nazionale è sicuramente più importante della Sicilia. Quindi noi abbiamo lavorato sudando in questi anni per portare la Sicilia nel ruolo dove merita, e ci siamo riusciti facendo l'associazione a livello regionale e contando nei tavoli importanti a livello nazionale e internazionale. Quindi abbiamo la deroga ad arrivare a 23. I requisiti, da un punto di vista proprio che sono obbligatori, sono non superare 15.000 abitanti. Con deroghe naturalmente, come nel nostro caso è Elige, perché Elige è piccolina, ma il comune è 26.000 abitanti, perché Valdelice sono un unico comune. Quindi non superare 15.000 abitanti e avere non più di 2.000 abitanti all'interno del centro storico del borgo. Naturalmente questi sono dei requisiti. Io sentivo nel caso di Canci, penso che ci stiamo 2.000, forse siamo pure un po' di più, si perimetra i 2.000 per un fatto tecnico, però se poi rimane un pezzo di centro storico fuori, una volta che si è all'interno dell'associazione, non è che significa che è escluso, perché per tutto rappresenta poi il comune, però lo statuto dice 2.000 all'interno del centro storico, quindi si perimetra per questo motivo. Ma se poi c'è una chiesa, non è un tema, naturalmente fa parte pure assolutamente, questo che sia chiaro. Io veramente non riesco a capire, io sono stato catapultato da ieri a oggi qua, quindi non so tutte le storie, però la contrapposizione veramente non la capisco, perché vedo solo cose positive. Al di là del nome, perché ora ci sono teorie, quelli che vogliono chiamare il nuovo paese, borgo, tutta una serie di cose, ma questo non significa, Canci rimane un paese, è un borgo, può essere, può avere pure il titolo di città, come lo è
come lo può avere Nicosia, come ce lo ha per esempio Troina. Noi ad oggi abbiamo come associazione visitato già 3 borghi che vogliono entrare in Sicilia. Quindi in teoria, se questi 3 borghi, perché ancora il valutatore che viene da Roma non ha presentato le risultanze, quindi non sappiamo se entrano o non entrano, e se entrano tutti e 3 noi siamo già pieni, quindi siccome è un numero chiuso non può entrare nessuno, fino a quando o esce qualcuno nuovo, perché ci sono ogni 2 anni si entra e diciamo non è una cosa che viene una volta e si chiude, vengono verificati da ogni 2 anni tutti i borghi a rotazione, quindi si può anche uscire dall'associazione se tu non, perché cambiano le amministrazioni, cambia il mondo negli anni, e quindi si deve, gli obiettivi e i requisiti devono essere sempre gli stessi. Quindi è capitato quantino pure a Spadinga, io ero già sindaco e Spadinga è stato buttato fuori dai porti più belli d'Italia, poi è rientrato, ha fatto domanda, l'abbiamo fatto rientrare perché aveva quei requisiti. Per esempio Spadinga in questo momento è in verifica, per esempio. No. Quindi abbiamo questi 3 borghi che ve li dico perché non sono, che sono stati già visitati, siamo in attesa di giudizio, Caltabellotta, Lizzina e Agina. Questi sono i 3 borghi che già sono stati visitati. Sì. Ho fatto i nomi perché hanno fatto la richiesta, non significa che non li abbiano accettati, siccome vedo le facce. No, questo non significa, giusto? E poi abbiamo altri 8 comuni che hanno fatto pure richiesta, quindi se non verranno accettati questi 3 o qualcuno di questi 3, prima di arrivare a nuove domande, perché se Nicosia fa la richiesta viene messo in coda nella verifica, naturalmente ce ne sono altri 8 che sono, diciamo, in coda. Ce ne sono parecchi della provincia di Messina e anche qualcuno della provincia di Enna, ce n'è uno solo, della provincia di Palermo ce ne sono 3. Io vi dico, vi posso parlare della mia esperienza personale. È un atleta importante. Luigi faceva riferimento poco fa al sindaco di San Mauro, no, non me ne volete, però non al sindaco assolutamente, ci mancherebbe altro. San Mauro fa parte, c'è un'altra associazione, non dobbiamo fare, diciamo, confusione, si chiama Borghi Autentici, che non ha, come dire, intanto non è a numero chiuso, prendono chiunque, è sempre una rete, far parte di una rete è sempre una cosa importante, ma non ci vogliono requisiti particolari. Quindi di solito succede così, non per fare lo snob, non sono assolutamente nobile, chi non può entrare nei porti più belli d'Italia, poi per fare parte di una rete si iscrive ai porti autentici. Diciamo, questo è, io diciamo, mi sento di casa di così, quindi parlo come se fossi a casa mia, naturalmente. No. Quindi questo, diciamo, deve essere chiaro. I vantaggi sono molteplici, sia perché è un esame continuo, come diceva bene la professoressa, e quindi ti dà lo stimolo di fare sempre meglio, e sia perché un buon sindaco, una buona amministrazione comunale, un buon consiglio comunale, una buona cittadinanza sono requisiti che in ogni caso condivido perfettamente. Fanno bene, al di là se è città o è paese, come la volete chiamare la chiamata, perché parliamo di riqualificazione urbana, attrezzatura al turismo, pulizia, verde pubblico, è un fatto culturale, perché per entrare basta una delibera, per chiedere di entrare basta una delibera del consiglio comunale che viene mandata all'associazione e poi l'altra fila, diciamo, del visitatore, bla 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 bla. Ma è questo, diciamo, un fatto giuridico. Se ci sono i requisiti essenziali oppure si possono dare delle prescrizioni, Sua Eccellenza, no, si possono dare delle prescrizioni
e quindi ottenere alcuni di quei parametri anche negli anni successivi. Però poi tutto un fatto culturale, naturalmente, per questo serve la comunità e serve la cittadinanza, perché è un fatto culturale, si ci deve chiedere. Io per esempio dal 2009 in poi, veramente ho cominciato nel 2007, tutti i lavori pubblici che facciamo sono mirati alla riqualificazione urbana, la maggior parte, quindi poi abbiamo trovato gente, abbiamo rimesso pietra, abbiamo ristrutturato tutto quello che potevamo ristrutturare, abbiamo interrato i cavi Telecom Enel sottoterra, quantomeno nella parte diciamo importante del centro storico. E sono scelte, perché uno può decidere o 500.000 euro nel bilancio, faccio una strada o faccio riqualificazione, sono scelte culturali, politiche importanti, quindi per questo serve diciamo avere anche la comunità e crederci. Significa che sentivo che c'era Confcommercio, le associazioni sono fondamentali, perché le manifestazioni culturali sono un elemento anche importante, la diversità culturale è un elemento fondamentale per fare cultura e turismo. Tenete presente anche dal punto di vista anche di negoziare, abbiamo fatto anche i corsi, non c'è niente di male, perché tutti ci sentiamo arrivati, e invece non è assolutamente così. Abbiamo anche ai nostri commercianti, ai nostri, soprattutto alle strutture ricettive, parlo di B&B, ristoranti, alberghi, bar, abbiamo fatto anche dei corsi, come si accoglie il turista, le parole chiave quando vieni in inglese, di ridere anche quando tu sei litigato con tua moglie e sei nervoso, perché il turista ha bisogno di questi elementi. Poi noi ce l'abbiamo innato nei nostri comuni, come Chianci e Nicosia, tenete presente che diciamo, la cosa che i turisti, soprattutto a Chianci, mi meraviglia moltissimo, è che quando scendono, venivano a visitare Chianci, la gente anche che non li conosceva li salutava. Cioè tu ti senti, sembra una fesseria, ma non è assolutamente così, perché ti senti a casa tua, ti senti accolto bene. La gentilezza, dire non so, mi porta la macchina in un posto sbagliato, dice si ferma la persona che incontri, non l'accompagno io. Diciamo, sono cose che nelle città, vi assicuro, non esistono. Nelle città, diciamo, non mi fraintendete, città parlo Palermo, Catania, Milano, si è numeri. Quindi il fatto di sentirsi accolti, questo è fondamentale. Io infatti proprio dall'idea poi e dalla filosofia dei borghi, che allora era anche peggio, figuratevi che non mi hanno detto quando venivano a visitarmi, sono venuti a scopo e sono stati 2 giorni prima a visitare tutto il paese senza che io lo sapevo, e poi mi hanno interrogato tipo un esame universitario di 6 ore. Al di là di quello che già c'era, dove io volevo andare come amministrazione. Questo è fondamentale, perché l'amministrazione è alla base, perché poi le scelte li fa il consiglio dell'amministrazione. Quindi questo deve essere chiarissimo. Quindi, però i vantaggi vi assicuro che sono stati molti. Intanto fare parte di una rete importante, noi Gangi è stato anche scelto per fare il Festival Internazionale dei Borghi, quindi abbiamo avuto la fortuna di ospitare tutti i borghi più belli d'Italia e anche i villaggi più belli della terra. È stata una vetrina veramente imponente, bellissima, e c'è stata una visibilità in tutto il mondo. Sono passati anni, ma ancora raccogliamo i frutti. E poi quel marchietto, che se uno lo considera marchietto di carta intestata finisce lì, ok, ma se tu su quel marchio ci lavori, è come fare parte del Parco delle Madonie, del Parco dei Nebro. Se tu ne fai parte e basta, e poi non fai tutte le azioni di valorizzazione, non è concluso niente. Invece si deve lavorare su queste cose, e vi assicuro che i risultati sono enormi. A tanti borghi, allora mi venne quella strana idea delle case a 1 euro, che ora è innovazionale, ma allora io fui il primo, e vi assicuro che è cambiato il mondo a Chianci, perché vi do alcuni numeri, perché poi la realtà sono i numeri, non sono le chiacchiere di un sindaco, di un politico.
Allora, io avevo un centro storico di Gregio, quasi tu lo conoscete naturalmente tutti, dalla SS 120 al Castello delle Ventimiglia, e urbanisticamente parlando è tutto centro storico. No. Poi c'è tutta la parte nuova che va dalla SS 120 a scendere verso il Santuario dello Spirito Santo. Io avevo, ho fatto il censimento, avevo 580 case o disabitate o abbandonate, per tanti motivi. Alcune culturali, perché negli anni 60 e 70 la gente costruiva a valle perché c'era il problema degli appartamenti e non le case, una scansa sopra l'altra. Altre due grandi migrazioni del dopoguerra e poi per un fatto anche di servizi. Quindi da quel censimento io mi accorgo che quelle case disabitate o abbandonate non avevano più un valore per la gente, perché c'erano, molte erano le famose pagliavole, quello di in dialetto, dove praticamente stavano gli animali sotto e le persone sopra, che per uno come me che nella vita si è occupato tanto di turismo, io per 30 anni ho fatto il prima di conoscere Troina e conoscere l'Oasi, e ci sono andato a finire per un puro caso, io ho fatto per 30 anni il direttore amministrativo del più grosso gruppo alberghiero siciliano, quindi ho gestito per 30 anni il San Domenico di Taormina, il Celsio di Catania, il Deserto Francese a Ortigia, a Siracusa, Villeggia, a Palermo, il Celsio a Palermo, quindi era il mio mondo. Quindi girando vedevo che quelle cose caratteristiche, le famose pagliarole, che per noi non valevano niente, avevano un potenziale culturale e turistico formidabile. E quindi c'erano proprietari, nuove proprietari, successioni non fatte, parenti che non si parlavano, gente emigrata, non avevano un valore. Da lì nasce quell'idea legata, però ha funzionato perché era legata ai borghi più belli d'Italia, quindi ho fatto un percorso parallelo. Quando la storia delle Casonevo la conoscete, non vi voglio annoiare. Noi ad oggi, io poi ho interrotto, ho ricominciato a fare il sindaco, 186 case, io ce le ho ora in atto perché il 22 faremo un evento dedicato a chi ha acquistato la casa a Granci e quindi ce l'ho sotto mano. Noi abbiamo francesi, italiani, tedeschi, belgi, americani, da tutto il mondo. E grazie anche a questa cultura, a questa filosofia, siamo riusciti a riqualificare non la parte pubblica del centro storico dove i sindaci possiamo intervenire, ma anche la parte privata, dove noi non possiamo intervenire e quindi cade, ci possono essere problemi sanitari e altro. E con questa filosofia, quindi la destagionalizzazione del turismo, voi lo state facendo, noi siamo partiti qualche anno prima, creando una manifestazione nazionale e internazionale ogni 40 giorni, perché nei nostri paesi non possiamo pensare che il turismo è solo il mese di agosto quando vengono gli emigrati. Abbiamo le potenzialità per fare turismo e cultura tutto l'anno. Quindi noi abbiamo creato il Assisi, la Sagra della Spiga, alcune cose c'erano, altre ce le siamo inventate. Comunque si è presa previdente, a Natale non avevamo niente, da una riunione con le associazioni nasce il presepe vivente, oggi tra i primi tre presepi in Europa. Cioè, partiamo da nulla, quindi fa anche economia. Io nel 2007 avevo 30 posti letto a Gangi, oggi ne abbiamo 600, tra B&B, case vacanze, turismi, soprattutto abbiamo tanti B&B, perché pure molti gangitani che erano fuori, hanno capito culturalmente che poteva funzionare, l'hanno ristrutturato e hanno fatto il B&B, che è importante perché se non hai posti letto, diciamo, importante. Tra le altre cose, perché secondo me Nicosia è anche importante al di là di tutto questo? È importante perché nei nostri comuni dobbiamo essere, diciamo, anche quello di perché al di là della viabilità e di tutte le problematiche che conosciamo, non è il caso di entrarci oggi. Non possiamo tenere, non siamo delle città o dei borghi che possiamo ospitare per 15 giorni turisti. È inutile che ci prendiamo in giro, giusto? Noi possiamo avere il turista di un giorno, il turista di 3 giorni, 4, 5, 6 giorni, punto. Però il fatto, e questo è un fatto su cui ho lavorato tantissimo, quando Gangi entra nel porto di Italia e poi c'era Cisicolo, io ho lavorato per far entrare Petraglia Soprano, ho lottato per fare rientrare Sperlinga, perché io come comune di Gangi ne ho tutto l'interesse,
perché una volta che tu entri nella rete, la gente visita i porti più belli d'Italia che è un marchio, io vengo a Gangi, dormono magari a Gangi e poi un giorno vanno a Stalinco, un giorno vanno alla miniera di sale e petrolio, un giorno vogliono andare a mare e ci possono andare perché abbiamo Cefalù che alla fine è a 45 minuti, perché noi siciliani poi andiamo a piangerci addosso sistematicamente, non c'è mai lavoro, non c'è niente, però ci piangiamo e non facciamo niente. Perché io vi assicuro che tutti i turisti che vengono a Gangi comprano casa, quando mi chiedono, per esempio, la prima cosa, diciamo, mi chiedono, ma Gangi è lontano dal mare? Perché in Sicilia si pensa che c'è solo mare, che la montagna non esiste. Parlo di tedeschi, di milanesi o di torinesi. E io gli dico la verità, per farvi capire quanto è importante la comunicazione. Se voi gli avete un mio compaesano, mi dici, minchia che lontano mare. Se, scusate la parola, se invece io gli dico è a 40 minuti, il tedesco o il milanese mi dice, ah, allora male si è, perché per andare a lavorare la mattina ci mette 2 ore e mezza e quindi diventa centrale. E quindi Gangi, per esempio il centro geografico della Sicilia, come così è uguale perché siamo attaccati, capite che cosa può significare avere pure Nicosia, Troina, vicino, fare dei percorsi. Ora va molto cicloturismo, va molto le camminate a piedi, vanno molte queste cose, e noi abbiamo queste caratteristiche, capite che cosa significa per un territorio poter unirsi all'interno di un brand. Poi naturalmente ci sono anche tantissimi vantaggi, perché intanto fare rete con altri comuni e confrontarsi, perché c'è anche l'obbligo di partecipare a 2 manifestazioni l'anno che fa l'associazione nazionale, quindi o l'assemblea dei soci, o il festival, o tante altre, facciamo per esempio a giugno facciamo la notte romantica, per esempio, dico, ci sono tutta una serie di brand che ci danno, abbiamo dei siti, abbiamo le guide, abbiamo tutta una serie di cose che ci fanno confrontare, perché girando poi assieme ci confrontiamo, questo confronto è una cosa fondamentale e importante. E poi siamo riusciti, noi in Sicilia, a essere, essendo 23, capite, avendo una visibilità mediatica, abbiamo un peso politico, perché quando andiamo alla regione, una cosa che ci va solo Gangi, una cosa che ci va solo Nicosia, una cosa che ci andiamo, la rete dei porti più belli d'Italia. Tanto è vero che nella famosa tabella H sono i porti più belli d'Italia e le bandiere blu, parliamo di mare, e hanno una riserva nella famosa tabella H di 1 milione di euro che è riservato esclusivamente ai porti più belli d'Italia. Dice, ma che cos'è? Diciamo, lo fai per i soldi? No, però capite che ci sono tutta una serie di riserve, anche alcuni bandi che fare parte della rete dei porti più belli d'Italia ti porta un punteggio superiore, come il fatto del parco o un'altra cosa. Quindi fa curriculum. Quindi io mi scuso se mi sono, diciamo, dilungato, però posso essere solamente contento se Nicosia fa il passo. Non è detto che venga, io devo essere onesto perché rappresento l'associazione a livello regionale e nazionale e non voglio illudere nessuno. È un percorso difficile ed è un percorso lungo perché vi ho dato i numeri. Ci sono già 3 comuni che sono stati visitati, sono in attesa di giudizio, tendono meno, quelli di Vento, Tabernotte, Zina, Cica, e altri 8 che hanno fatto richiesta. Quindi se Nicosia fa richiesta domani, sarà il buono. Può significare 2 anni, può anche significare che nessuno di questi è requisito e quindi subito visitiamo Nicosia. Dico questo per essere, diciamo, chiaro. Grazie. Non c'è stato, io non so per quanto tempo tu abbia parlato, mi è sembrato per 1 minuto, tanto hai parlato con passione, hai interessato così tutti.